Una proposta di legge per rilanciare il settore della moda nel Lazio. Ne parliamo con il primo firmatario della proposta medesima, che è stata appena licenziata dalla Commissione Sviluppo Economico del Consiglio regionale del Lazio, il consigliere Massimiliano Maselli, che è vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico. Consigliere, che cosa prevede questa proposta di legge? Allora, stiamo parlando del sistema moda, quindi il sistema moda in tutte le sue declinazioni, quindi per quanto riguarda l'abbigliamento, il tessile in generale, per quanto riguarda il calzaturificio, per quanto riguarda la produzione di pellame, la produzione anche di gioielli e annessi, orologi, occhiali, eccetera, è un sistema ormai che sta prendendo sempre più piede, sia per quanto riguarda l'economia nazionale e anche per quanto riguarda l'economia della nostra regione, quindi del Lazio. Ricordiamoci che siamo intorno ad un volume di affari a livello nazionale che va oltre i 95 miliardi di euro. Quindi questa proposta di legge prefigge di sostenere questo importante sistema che, ripeto, sta diventando sempre più trainante nell'economia laziale, e quindi prevede questa proposta, prevederà un finanziamento di circa 300-500 mila euro, stiamo valutando, per il 2021, e poi di 2 milioni per il biennio 2022-2023, quindi 1 milione nel 2022 e 1 milione nel 2023. Quindi diciamo una cifra sufficiente per dare maggiormente l'impulso che serve al sostenere sempre di più questo importantissimo comparto. Quando noi parliamo della moda, ovviamente parliamo di una materia che è molto trasversale, perché grazie al sostegno della moda si può intercettare anche tutto il mondo della cultura. Immaginiamo quindi eventi, sfilate e quant'altro che possono essere organizzati in centri importanti, e nel Lazio ne abbiamo, come sappiamo, tantissimi, abbiamo l'imbarazzo della scelta. È anche trasversale per quanto riguarda il turismo, quindi immaginare di sostenere tutta una serie di e promuovere quindi degli eventi in tutte le località, le località più importanti del Lazio. Quando noi parliamo di sistema della moda, parliamo anche ovviamente di tutta una filiera di piccole imprese, del piccolo artigianato, ma artigianato di alta qualità, immaginiamo l'alta sartoria, immaginiamo il design, e quindi questa proposta di legge prevede il sostegno anche alla formazione, molto importante per l'alta sartoria, e prevede poi anche il sostegno al collegamento, secondo me imprescindibile, tra il mondo dell'università e quindi gli studenti e le imprese, quindi avvicinare questo mondo, il mondo degli studenti, alle imprese di questo importantissimo settore. E poi vorrei ricordare anche che il Consiglio regionale, quando licenzierà questa, approverà questa proposta di legge, perché per adesso è stata approvata all'unanimità nella commissione competente, che è la Commissione dello Sviluppo Economico, e quindi noi prevediamo, insomma, per il mese di settembre, massimo ottobre, sarà approvata in Consiglio regionale, sarà il primo Consiglio regionale, quello del Lazio, in Italia, ad approvare una legge sulla moda. Legge, e prevede anche, diciamo così, una interessante novità che è quella di sostenere la giornata della moda, cioè la giornata che poi significherà un 4 giorni, un 5 giorni, una settimana, nel senso che ci sarà un piano annuale che approverà la giunta regionale. In questo piano ci sarà appunto la pianificazione per ogni singolo anno rispetto a quello che si vuole fare, che si vuole promuovere, tutte le iniziative che si vogliono, gli eventi che si vogliono sostenere, e quindi nella giornata della moda poi è previsto una sorta di talent, cioè una sorta di premiazione ai giovani talenti della sartoria, del design, e per metterli nelle condizioni di promuovere i loro prodotti, quindi i prodotti made in Lazio, a livello sia nazionale che internazionale.